Buongiorno e ben ritrovati alla rubrica Prospettiva privilegiata del Centro Studi Militari Aerospaziali. Quest'oggi abbiamo una grossa opportunità, che è quella di intervistare il comandante logistico dell'Aeronautica Militare, il generale di squadra aerea Antonio Conserva, che saluto e ringrazio. Grazie comandante. Grazie direttore, grazie per questa opportunità, veramente sono onorato di partecipare a questa tua intervista. Benissimo, allora se lei è d'accordo io esordirei con una domanda diciamo di inquadramento. No? Lei ha la grande responsabilità di comandare la struttura che è responsabile del sostegno logistico di tutta la Forza Armata al fine di garantirne l'operatività. Ci può sinteticamente dire come si esplicano le attività logistiche a sostegno dell'operatività? Certo, è un compito importante che il comando logistico svolge quotidianamente. Essenzialmente l'aeronautica estrinseca la sua missione, le sue capacità operative attraverso gli aeroplani che volano. Ma non può essere riduttivo e dire l'importante è che il comando logistico fornisca i mezzi, le manutenzioni per far volare gli aeroplani, perché la missione operativa si realizza attraverso moderni sistemi di comando e controllo, capacità di comunicazione, capacità di rilevare la minaccia e quindi i pilastri fondamentali su cui si regge il comando logistico sicuramente sono assicurare l'espressione del potere aerospaziale fornendo i mezzi, i sistemi d'arma, i sistemi di comando e controllo, i sistemi di avvistamento per poter svolgere la missione. E poi c'è tutto il contorno perché ovviamente gli aeroplani non volano così lanciati da un aeroporto civile, ma quindi dobbiamo avere tutta una serie di infrastrutture, di aeroporti militari, la capacità quindi di realizzare, mantenere piste di volo, la capacità anche di testare gli equipaggiamenti prima che vadano in volo, tutto ciò che serve al personale sia di volo che di terra per sostenere le capacità operative, quindi dobbiamo pensare al vestiario, all'equipaggiamento in generale, alla capacità di proiezione del potere aerospaziale fuori anche dai confini nazionali, perché noi garantiamo la prima missione che è quella della difesa del territorio nazionale, ma siamo pronti a contribuire sia alla difesa NATO che dell'Unione Europea e anche alle operazioni per la gestione delle crisi sotto egida ONU, sotto egida delle grandi coalizioni. Quindi dobbiamo avere una capacità di proiezione di questo potenziale del potere aerospaziale. Diciamo, l'uomo è al centro, l'uomo ha bisogno quindi di essere nutrito, equipaggiato, deve essere controllato da un punto di vista sanitario e quindi qui la medicina aerospaziale che sia per garantire appunto l'efficienza fisica del personale navigante ma di tutto il personale impegnato in operazioni ha anche quegli aspetti di ricerca, di studio, di sviluppo di nuove tecniche. Siamo diventati famosi durante il periodo del Covid per la capacità di trasporto in biocontenimento. Ecco, sono tutte capacità che non nascono casualmente, certo. Sono uno sforzo logistico, uno sforzo prima di tutto di pensiero dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ma poi appunto il comando logistico ha dovuto realizzare queste capacità. Insomma, non ultimo poi non dobbiamo dimenticare che il personale va amministrato e quindi anche la correttezza di come viene amministrato, le gestioni stipendiali, le onere, gli accessori. Quindi il comando logistico veramente permea tutte le attività della Forza Armata e abbiamo anche questa grossissima responsabilità perché quando c'è qualcosa che non funziona
il primo posto dove andare a guardare per cercare di risolvere il problema, nel 99% dei casi, è il comando logistico, che appunto deve supportare la capacità operativa. Quindi questo è il comando logistico, circa 10.000 uomini e donne sparpagliati in tutto il territorio nazionale, 103 comandi di corpo, quindi con degli ufficiali in comando che seguono le varie fattispecie, che appunto sono molteplici, dal controllo dei carburanti alla distribuzione di mezzi e materiali, magazzini, quindi molto complesso. È evidente, dalle sue parole è decisamente evidente. Ecco, ma siamo alla Forza Armata e all'inizio del suo secondo secolo di vita, no? Abbiamo nel 23 celebrato il centenario. Ecco, in questo quindi momento anche di proiezione verso il futuro, se le chiedessi qual è la sfida che impegna lei e la sua complessa organizzazione che è sotto il suo comando nel momento dell'inizio del secondo secolo, qual è la sua risposta? Beh, la sfida è, diciamo che negli ultimi, dal 1991 ad oggi, no, dalle prime operazioni fuori dai confini nazionali, con le operazioni per la liberazione del Kuwait, l'aeronautica si è dovuta confrontare con un mondo che cambiava, no? La fine della guerra fredda, quindi la capacità di proiettare il potere aerospaziale e di essere incisivo nei teatri operativi per ripristinare la pace o per garantirla. Adesso purtroppo dall'invasione russa dell'Ucraina ci troviamo in uno scenario che non solo ci riporta ai tempi più bui della guerra fredda, ma anzi, e qui abbiamo una guerra calda in Europa per la prima volta dopo 70 anni di pace, quindi la sfida del comando logistico è di fare ciò che ha fatto negli ultimi 30-40 anni, con una crescita ovviamente continua, fatta con circostanze di operazioni a bassa intensità, dove il territorio nazionale non è stato forse mai veramente minacciato. Ecco, adesso la sfida è essere in grado di produrre un effetto di deterrenza credibile, e quindi la logistica è ciò che dà respiro a uno sforzo operativo degli aeroplani e delle capacità dell'aeronautica militare in prima linea. Deve essere in grado quindi di dare respiro anche per tempo prolungato, deve essere in grado, come stiamo facendo, di assicurare la deterrenza su tutto il confine orientale dell'Alleanza Atlantica, ma al tempo stesso essere presente in Medio Oriente, nella lotta contro il terrorismo, la presenza in Africa. Quindi vediamo come abbiamo uno scenario globale. Quest'anno per la prima volta, anzi per la seconda volta, l'Italia si affaccerà anche nell'Indo-Pacifico. L'anno scorso c'è stata un'attività esercitativa col Giappone limitata nei numeri e nel tempo. Quest'anno torneremo in Giappone, ma prima faremo una grandissima esercitazione assieme ai partner occidentali in Australia. Quindi ecco, il comando logistico deve adeguarsi a questa dimensione globale, ma soprattutto deve avere in mente che la profondità delle operazioni, lo sforzo logistico sarà decisamente più sostenuto di quello che abbiamo vissuto in questi anni. E quindi io penso che il processo di crescita che abbiamo fatto nei nostri primi 100 anni adesso deve essere esponenzialmente accresciuto, anche proprio in termini di connettività, di applicazione delle nuove tecnologie, per avere una persistenza, no, nelle capacità del potere aerospaziale in Italia, in Europa, lungo i confini dell'Alleanza Atlantica, ma anche con gli scenari più lontani, dove potremmo essere chiamati dall'autorità politica a dover prestare, insomma, la nostra opera. Certo, ecco, è proprio facendo tesoro delle sue parole, il comando logistico penso sia sempre stato considerato la colonna della forza armata che più è prono a misurarsi con l'inserimento di nuove tecnologie. Se ci riferiamo a quelle emergenti e dirompenti, quindi penso all'intelligenza artificiale, blockchain, robotica, ci può dare la sua vision al riguardo e magari, se possibile, qualche esempio di come, sì, state tentando di introdurla?
Sicuramente, ecco, il comando logistico è fatto essenzialmente da 8 colonne portanti e su questi aspetti della tecnologia due forse sono le più importanti, quindi la divisione aerea di sperimentazione aeronautica e spaziale, dove noi con i nostri ingegneri, ma anche con gli ingegneri delle aziende di riferimento italiane e dei centri di ricerca nazionali più titolati, facciamo quotidianamente esperienza nello sviluppo di software, nello sviluppo di addestramento dell'intelligenza artificiale per poterne sfruttare le potenzialità in tutti i settori, dal monitoraggio degli oggetti che volano al di fuori dell'atmosfera e che alle volte appunto rientrano sul territorio terrestre, sul territorio nazionale potrebbero rientrare, quindi questo tipo di monitoraggio, l'addestramento appunto dell'intelligenza artificiale va, come dire, guidata passo passo per realizzare gli obiettivi capacitivi della Forza Armata, che possono essere sia quella di scoperta di come si comportano le nuove minacce, missili ipersonici, droni, ma anche come capacità, ecco, di contrasto e di utilizzo a nostra volta di appunto veicoli, diciamo, unmanned, velivoli che diventeranno via via sempre più autonomi, ma dove noi dovremo avere la capacità di tenere l'uomo nel loop per avere sempre anche un controllo etico di quello che accade. E quindi la nostra divisione di sperimentazione aeronautica e spaziale è sicuramente la nostra punta di diamante nell'esplorare tutto ciò che ci portano nuove tecnologie. E se invece ci spostiamo sul fronte cyber, sul fronte delle comunicazioni sicure, della certificazione e certezza dei dati, no? Perché si parla moltissimo, no? Di data center, di cloud, data center nello spazio, su data center nazionali della difesa. Ecco, il lavoro che è stato sicuramente iniziato qualche anno fa in termini di esplorazione delle tecnologie, noi in questi anni lo dobbiamo concretizzare in attività concrete, quindi i nostri sistemi informativi logistici devono evolvere, devono appunto partire da un patrimonio di dati certificati univoco della Forza Armata, perché uno dei patrimoni più importanti che ogni nazione ha, che ogni organizzazione complessa ha, sono proprio i dati che una volta certificati e sfruttati in ogni sottosistema, in ogni software gestionale della Forza Armata, ci può portare effettivamente a fare delle scelte oculate, economiche, ma anche che garantiscano un incremento, no, dell'efficienza dei mezzi e dei sistemi e quindi anche dell'efficacia operativa. Quindi se, ecco, fino a 2-3 anni fa noi esploravamo blockchain, intelligenza artificiale, supercalcolo, sistemi di trasmissione criptoquantistici, adesso stiamo arrivando nella fase di implementazione. Quanto sarà facile farlo? È un percorso, sicuramente noi nei prossimi 2 anni cerchiamo di puntare alla certificazione dei dati, all'evoluzione del sistema informativo logistico che ci consente di tenere in efficienza tutti i nostri sistemi. Tra l'altro il sistema che noi utilizziamo attualmente ha oltre 25 anni di vita, quindi sarà basato essenzialmente su tecnologie molto innovative, molto resistenti, resilienti nei confronti di una possibile minaccia cyber. Ecco, queste nostre competenze noi le sviluppiamo con la nostra terza divisione, ma è chiaro che poi queste nostre due punte di diamante lavorano in maniera trasversale su tutta l'organizzazione, perché ecco, se la manutenzione velivoli dei sistemi d'arma, che è in capo alla seconda divisione, non può beneficiare o non potrà orientare le scelte che faremo sui software gestionali del futuro, va da sé che è una collaborazione continua, quindi per cercare dove esiste l'expertise poi di applicare nella maniera migliore in tutti i settori di competenza del comando logistico
una gestione moderna, insomma noi la chiamiamo infologistica, certo. Logistica 4.0, ma ecco, è un percorso dove bisogna essere certi di individuare delle tappe realisticamente perseguibili, ma poi essere anche molto incisivi nel perseguirle, perché alle volte nell'inseguimento sempre della nuova tecnologia che arriverà si rimane quasi in una condizione di stallo, quindi ecco, bisogna essere bravi a implementare ciò che le tecnologie ci offrono per fornire insomma un'ottimizzazione delle capacità logistiche che poi si riverberano sulle capacità operative della Forza Armata. Quindi è una bellissima sfida, i nostri 10.000 uomini e donne sono molto focalizzati nel fornire questa crescita tecnologica, pur dovendo appunto garantire un supporto logistico che veramente nel 2024 sarà a livello globale, dall'Alaska agli Stati Uniti, al Giappone, all'Australia, al fronte est dell'Alleanza Atlantica, al Medio Oriente. Quindi veramente, se ripenso ai miei oltre 40 anni di carriera, l'aeronautica ha fatto miracoli e penso che ne farà ancora, perché i nostri giovani sono veramente molto ambiziosi, molto volitivi, quindi ho molta fiducia. Siamo anche in una fase di passaggio di testimone, no? tra generazioni, la nostra classe dei cosiddetti boomers degli anni 60 va in esaurimento e adesso appunto abbiamo i millennials che entrano e che hanno una mentalità digitale nativa che sicuramente ci faranno fare il salto di qualità. Noi la ringraziamo davvero per questo excursus profondo e dettagliato di che cos'è la logistica di un'organizzazione complessa come l'Aeronautica Militare. Facciamo gli auspici dei migliori successi a lei personalmente e ovviamente a tutto il comando logistico. Grazie davvero. Grazie direttore ancora per questa opportunità e in bocca al lupo per questa vostra opera divulgativa che credo possa riscuotere successo sui social media e ovunque insomma le nostre immagini andranno. Speriamo. Grazie. Che sia un buon lupo. Arrivederci a voi e a presto su Prospettiva Privilegiata. Grazie.